È il quarto appuntamento bellissimo per quanto riguarda i trofei Moto Estate, la 600 Open Stock è ancora tutta quanta da decifrare. Siamo al circuito Riccardo Paletti di Varano, 2305 metri di percorrenza per quella che sarà una gara assolutamente convulsa, una gara importante che vede Daniele Galloni partire in pole position, ma Cafagna e Ferrari sono pronti a provare a soffiargli la vittoria. Gara estremamente importante e interessante, a tra poco per l'inizio della 600 Open Stock. Giacomo Cafagni, siamo alla vigilia di una delle gare più importanti, sei nella posizione ottimale per puntare al massimo risultato. Sì, siamo piazzati molto bene, sono contento, abbiamo fatto un bel lavoro, è stato un weekend impegnativo per il sabato che non abbiamo girato al mattino, però secondo me è stato un po' così per tutti, e ho visto che è dura per tanti, dura anche per noi, però faremo il massimo per stare qua davanti e non lasciare andare via Daniele, anche se comunque fa la next generation, però è un punto in più per andare più forte e siamo carichi. Daniele Galloni, sei nella posizione ottimale per ambire al massimo risultato? Sì, abbiamo avuto un paio di problemi, abbiamo fatto un paio di cambi per vedere se li abbiamo risolti, però vedremo adesso, sarà una gara difficile perché Jack va forte, però vedremo, dai. Michael Ferrari, prima fila, l'ambizione non può essere quella che arrivare davanti ai tuoi due fortissimi colleghi. Assolutamente, Jack è stato molto bravo in qualifica, mi guarda anche adesso, è bello, proveremo a fare la gara con lui, è messo molto bene, vediamo, proviamo a farla assolutamente la gara con lui. E poi i tifosi del Moto Estate e gli appassionati di motociclismo gusteranno la vostra battaglia dalle spiagge questo agosto. Mi fa piacere, saluto tutti e dai, speriamo di fare una bella gara, di far divertire. Tutto pronto per l'inizio del quarto round di Trofeo Moto Estate 600, Stock and Open Pole, Galloni, Cafagni, Ferrari in prima fila, partiti subito, grande avvio da parte di Daniele Galloni che si mette davanti a tutti, Cafagni alle spalle, Ferrari dietro, vediamo com'è insidiosa, districata Ferrari, intanto vediamo, è costretto a correggere bene la sua traiettoria, riuscirà a respingere l'assalto di un diretto contendente, lo sappiamo benissimo, si fa al meglio dei 13 giri, sarà una competizione particolarmente veloce, scattante e briosa, ma è questa la 600 Open Stock, una classifica che ci ha sempre regalato tantissime sorprese, ma mai come quest'anno è ultra stracompetitiva perché sono veramente tutti attaccati, si deciderà probabilmente tutto all'ultimo round, ma capiamo quello che va a succedere quest'oggi, quarto round, lo ricordiamo, Varano, il Riccardo Paletti, 2350 metri di percorrenza, mentre le moto via via si districano lungo il percorso e stanno andando a compiere quello che è il primo giro, con un Osler che partiva in decima posizione, un po' lontano, Cesare Sansavini in sesta, in rimonta anche lui con qualche tentativo discreto di provare ad ambire alla vittoria finale di competizione. Stanno per chiudere il primo giro i piloti con Galloni davanti e subito dietro Giacomo Jack Cafagni, che potrebbe, diciamo, anche cercare di mantenere questa posizione che gli darebbe tutto sommato diverse chance per provare a giocarsi poi la vittoria nella competizione finale, in quel di Cremona, il Cremona Circuit ultimato, il primo giro, si va con il secondo sempre con Galloni davanti, Cafagni e Ferrari alle spalle, mi sembra che si stia creando anche, e monitor dei tempi alla mano, mi danno effettivamente ragione, si sta creando una piccola discrepanza tra Cafagni, tra il gruppo dei primi tre e poi chi insegue. Temperatura molto oscillante perché il giorno prima c'era un freddo da boia, oggi invece sole e una temperatura decisamente accettabile per essere il weekend del 6-7 agosto. Si sta creando effettivamente una bella discrepanza dei primi tre e Galloni sta iniziando a spingere come un pazzo. Galloni in qualifica ha fatto 1.8.772, sta andando molto forte già qui e sta prendendo un bel margine da Giacomo Cafagni che ha fatto 1.09.016, anche se Cafagni non ci sta a provare a spingersi, a ritardare il tentativo da parte di Galloni di scappare. Stanno andando ad ultimare il secondo giro
dei 13 in programma per quanto riguarda la 600 Open Stock. Questa è una bellissima inquadratura per quanto riguarda la moto di Giacomo Caffagni. Sì, effettivamente si è creato un bel distaccamento tra i primi tre e tutti coloro i quali inseguono lo stanno provando a fare in qualche maniera con un Terranova che sta cercando di lanciare l'assalto con Venezia anche alle spalle, con un San Savini che sta provando a rimanere attaccato a quel trenino, ma il trenino lo guida Terranova. Il punto è che gli altri tre stanno letteralmente volando, stanno facendo dei tempi molto importanti e soprattutto si stanno creando dei distacchi che sono praticamente invariati tra il primo e il secondo e il secondo e il terzo, con Galloni che sta continuando a spingere, sta forzando evidentemente diverse curve, alle spalle Caffagni che sta cercando se non altro di mantenere la posizione, perché probabilmente sa anche in maniera furbesca Caffagni che potrebbe andare a giocarsi chiaramente tutto quanto all'ultima gara. Hanno fatto durante l'annata diversi errori, intanto un tentativo di sorpasso alle spalle del trio, ma Terranova prova a respingere l'attacco da parte del diretto inseguitore, forse ci riesce, forse no, tra poco chiaramente lo andremo a scoprire, come stiamo per scoprire il terzo passaggio da parte dei ragazzi che stanno ultimando anche quest'altro passaggio e stanno cercando effettivamente adesso di andare un po' più forte, lo stanno provando a fare in maniera decisamente interessante. Pozzo ha guadagnato diverse posizioni, Terranova è riuscito a scalzarlo, ma poi Pozzo di nuovo con Osler che sta cercando di inserirsi in questa lotta abbastanza farraginosa tra questi piloti, che però non vede coinvolti i primi tre. È una situazione particolare quella dietro, perché comunque ci sono Terranova, Pozzo e Sansavini, tra l'altro, che si stanno giocando anche con Osler una posizione. Davanti intanto è un martello, il numero 7 dell'Atomico Team. Daniele Galloni sta volando letteralmente, sta cannibalizzando la gara, adesso ha quasi un secondo e mezzo di distacco da Caffagni. Un Caffagni che sta tenendo la posizione, ma che mi sembra non stia rinunciando a provare l'attacco al buon Galloni, ma mi sembra proprio che ne abbia di meno di Galloni, anche se mi sembra che al distacco stia letteralmente aumentando. In questo giro probabilmente sfioriamo i 2 secondi, idem però il distacco probabilmente tra Caffagni e Ferrari, che sta un po' mollando la presa da Giacomo Caffagni. Intanto vanno ad ultimare un altro giro, quarto giro in corso, altro passaggio, super Galloni, alle spalle Caffagni, poi Ferrari, poi via via tutti quanti gli altri che cercano di andare ad inseguirsi con una situazione particolare. Osler che cerca di avvicinarsi a Terranova e intanto eccoli qua, Galloni, Caffagni, Ferrari, via via Terranova, Osler, Pozzo, un po' tutti quanti gli altri. Mamma mia, occhio però, Ferrari nella sabbia, clamoroso, può cambiare qui totalmente, non soltanto questa gara, ma può cambiare sensibilmente tutto quanto quello che riguarda la 600 Open Stock. L'errore di Ferrari in curva per cercare di avvicinarsi ai piloti di testa, soprattutto a Caffagni. Allora probabilmente adesso il box Caffagni dirà dell'errore di Ferrari, mentre lì dietro diventa una sfida serragliatissima tra i due piloti, tra Terranova, Osler e poi Sansavini in ritorno. Occhio perché questo è un errore molto grave di Michael Ferrari, che forse pregiudica totalmente non solo la sua gara, ma potrebbe pregiudicare l'andamento del suo torneo, perché è una situazione particolare. Ferrari si trova in 12esima posizione in questo momento, Caffagni secondo indisturbato, è indisturbato anche Galloni, ma questo è un errore importantissimo, perché tra poco ci troviamo praticamente a metà gara e ha perso sensibilmente contatto con la vetta il buon Michael Ferrari, che è precipitato in 12esima posizione e adesso probabilmente sta cercando anche di avvicinarsi in qualche maniera ai piloti di testa, ma è una situazione molto molto particolare. E adesso è un duopolio lì davanti, un duopolio che vede il buon Galloni che sta continuando a macinare super tempi, ragazzi, è assolutamente padrone della gara. Caffagni che si sta difendendo bene, sta proteggendo la seconda posizione, prima la proteggeva da un ottimo Michael Ferrari che stava provando comunque ad insidiarlo, adesso non la protegge praticamente più da nessuno, perché Ferrari non è più alle spalle e adesso la situazione è particolare, anche perché continua a macinare i chilometri. Altro sorpasso lì dietro, se le stanno dando di santa ragione. Terranova e Enco stanno provando continuativamente a scavalcarsi l'un con l'altro e ci stanno anche abbastanza riuscendo Osler, Terranova, Pozzo anche che guarda indisturbato, e davanti Ferrari che, scusate, Caffagni che fa un altro giro insieme a Galloni e continuano indisturbati la loro danza con Terranova che li guarda, spinge, soffia, e Osler che si sta cercando di avvicinarsi, di mantenere il contatto con Terranova e con
i diretti contendenti con Pozzo e poi con Osler stesso, che però non riesce per adesso ad avvicinarsi in maniera sensibile, lo vediamo col suo motone provare ad avvicinarsi senza riuscirci. I tempi, e io li sto seguendo chiaramente i monitor alla mano, sono strepitosi quelli di Daniele Galloni. Cafagni, lo ripeto, sta cercando di mantenere inalterata la distanza, ci sta effettivamente riuscendo. È una gara che però sembra che stia andando scorrendo in maniera precisa, un po' come nella falsa riga delle 600 Open Stock ultimamente, con Galloni che ha effettivamente una marcia in più, sta veramente cercando di dare il massimo per provare a spingere, per provare a forzare, per provare a crearsi quel gap che è fondamentale per avvicinarsi poi alla vittoria della competizione finale. Io lo ripeto, lo ribadisco, ci si troverà poi tutti quanti al Cremona Circuit in quello che è l'appuntamento finale, il weekend del 23-24 settembre, e lì sì che potremmo tirare le somme anche per quanto riguarda la 600 Open Stock. Quest'anno è stata veramente combattutissima, visto tantissimi e ripetutissimi colpi di scena, anche perché i piloti, nel tentativo di provare, un po' come ha fatto oggi Michael Ferrari, a mettersi alle spalle di Cafagni, non sono mai effettivamente riusciti ad essere costanti con le prestazioni, hanno avuto diversi passaggi a vuoto, oggi Ferrari in precedenza altri piloti, e quando questo succede significa fondamentalmente che la competizione è aperta, importante, ma quando ci sono diversi errori poi ci si apre la possibilità che possano rientrare in pista un po' tutti quanti, un po' come era successo a Daniele Galloni diverso tempo fa. Ma sta continuando a fare una gara estremamente oculata, estremamente precisa e con anche una certa dimestichezza di guida. Varano è una delle è forse il suo circuito preferito, anche Cafagni però sta dando grandi risposte, dietro è una minaccia continua quella di Super Osler prima, e in particolare Pozzo per Kevin Terranova, che partiva dalla quinta posizione, non aveva fatto un gran tempo Terranova, era 8 decimi da Galloni e non era nemmeno così forse ottimista in vista della gara. Ma l'errore di Ferrari e il fatto che Sansavini non stia facendo chissà quale grande anche lui competizione, un po' crollato Sansavini per quanto riguarda il suo range, il suo standard di guida, mentre intanto vediamo anche Solca inquadrato alle spalle di quei gruppettoni che si sono formati davanti, Sansavini non è riuscito a dare continuità alle sue prestazioni e non riesce evidentemente a restare in quello che è la parte di testa del circuito. Eccolo qui Giacomo Cafagni, inquadrato in precedenza Galloni, che tra poco inizierà anche il giro di doppiati, e allora tra poco ragazzi ci avviciniamo anche a due terzi di gara, forse lo siamo anche già di più, al meglio di 13 giri. Non sta quasi più succedendo nulla, si sono cristallizzate le posizioni davanti. Galloni continua ad avere un certo ritmo, anche comunque lo vediamo passare adesso, tra poco potrebbe già compiere un doppiaggio ai danni di, mi sembra, Santolico, se non ho visto male in precedenza, e arriva anche Giacomo Cafagni con alle spalle Terranova, che guida quel gruppetto cappeggiato da lui, con alle spalle Pozzo e Osler, che però non riescono più ad avvicinarsi. E allora chissà che poi non possano essere queste le posizioni finali con quell'errore di Ferrari che lo sta pagando caro. Ferrari tra l'altro vi posso garantire che sta combattendo indomitamente con Lumina alle spalle per il tentativo di prendersi l'undicesima posizione, ma non riesce, anzi ci sono continui sorpassi contro sorpassi. Intanto Sansavini si avvicina ad Osler, occhio, perché ci sta provando anche Ferrari comunque a riavvicinarsi in qualche maniera, anche se non ci riesce, sembra davvero aver accusato quel passaggio a vuoto. Probabilmente anche a livello psicologico non aiuta il fatto di aver perso contatto con quei due che erano quelli con i quali ti giocavi la vittoria finale, e li vedi soprattutto sfrecciare, perché lo sai poi ed è il tuo box stesso che ti dice come stanno andando. Intanto il doppiaggio di Santolico da parte in precedenza da parte di Galloni, poi di Cafagni, e poi i passaggi da parte di Terranova, Pozzo, Osler, e soprattutto si è avvicinato effettivamente, lo sto guardando, Cesare Sansavini ad Osler. Chissà che non riesca in qualche maniera a metterglisi lì alle spalle e provare, perché no, un tentativo di sorpasso potrebbe valere qualche punticino in più in classifica finale, soprattutto in vista della prossima competizione che, ripeto e ribadisco, essere il 23-24 settembre. Siamo vicini alla fine del tremoto estate, un'altra grande annata si chiude con tantissimi colpi di scena. Abbiamo visto tantissimo Intercetto Supersport, abbiamo visto una miriade di colpi di scena in Race Attack, abbiamo visto anche 600 Open Stock in 1000, un po' in tutte le competizioni come sempre, con un grandissimo approccio appoggio da parte della Twist Cup, 125 Supermono
in Moto 4 a far da quello orario con RBF e CRV, che si sono sempre resi partecipi di grandi competizioni. Intanto Galloni, e ragazzi, qui sta facendo una gara strepitosa. Non lo prendi più. E quando è così, quando mancano due giri, Cafagna ormai ci ha rinunciato, ma anche Cafagna ha avuto un ottimo ritmo. Siamo ancora on board con Super Giacomo Cafagni, che con questa seconda posizione potrebbe davvero avvicinarsi in maniera interessante ed importante alla vittoria finale, che poi verrà descritta, sancita in quel del Cremona Circuit, un circuito importantissimo che deciderà, delineerà e decifrerà quelle che sono state le volontà da parte di tutti i piloti, con un Galloni che continua in maniera stradominante a vincere. Ad un passo dal termine della gara, con un Galloni che continua a comandare in maniera spumeggiante, inebriante, sta per ultimare l'ennesimo giro, o meglio, ci troviamo praticamente a un giro e mezzo dalla fine, con un divario che ormai è incolmabile per Giacomo Cafagni. A questo punto Cafagni si adegua in seconda posizione e si giocherà tutte quante le sue chance residue o meno. Questo lo scopriremo nell'ultimo appuntamento, in quel di Cremona, per quanto concerne la vittoria finale della 600 Open Stock. Ci accingiamo a vivere sicuramente un ultimo weekend di fuoco, non solo per questa competizione ma per tutti, per un MES che ha ritrovato la sua identità soprattutto post Covid. Tantissimo gioia e divertimento in un paddock gremito e pieno di tanti amici. Eccolo qui Galloni che continua a sprintare in attesa dell'ultimo giro, il giro che probabilmente gli regalerà una vittoria che ha meritato sin da subito, non è mai stata probabilmente in discussione, lo dicevamo anche in precedenza, qualche non amnesia ma un Cafagni che gli è stato vicino per il primo giro e mezzo, ma poi Galloni ha impresso un ritmo infernale, tarantolato, indemoniato, alla sua pista, quella di Varano. 13 giri di assoluto dominio, 13 giri pieni anche per Giacomo Cafagni che gli è stato dietro. Chi purtroppo esce tra virgolette sconfitto probabilmente dovrà dire addio alla vittoria finale, potrebbe essere Michael Ferrari, complice quell'errore nel tentativo di riprendere o di prendersi la seconda posizione. Su Giacomo Cafagni è andato dritto, lungo, ha lottato, si è divincolato tra la dodicesima, l'undicesima, la decima posizione, ma non riesce a classificare o a collezionare punti pesanti per la classifica finale. Kevin Terranova sta continuando a tenere alle spalle il gruppetto degli altri e soprattutto si prende in maniera importante il terzo posto, vince Super Daniele Galloni in maniera davvero importante, porta a casa la vittoria, esulta in maniera importante anche lui, esulta anche impennando Cafagni con la manina al cielo, e alle spalle tra poco arriverà Kevin Terranova probabilmente in terza posizione, la dedica a chi è con lui. Eccolo lì, Kevin Terranova, terzo, primo Galloni, secondo Cafagni, terzo Terranova. Grazie a tutti per la 600 Open Stock, è uno spettacolo, ci rivediamo a Cremona per l'ultima gara.